Con l'avvicinarsi del giorno della memoria, Torino rende omaggio a uno dei suoi cittadini più celebri. Stiamo parlando di Primo Levi. Una mostra allestita a Palazzo Madama, dal titolo I mondi di Primo Levi, una strenua chiarezza, sarà aperta fino al 6 aprile. La mostra è promossa dal Centro Internazionale di Studi Primo Levi in occasione del 70° anniversario della liberazione di Auschwitz. Era molto tempo che volevamo organizzare questa mostra. In realtà questa mostra è il punto di arrivo di un lungo lavoro condotto dal Centro Primo Levi in molti ambiti, che ci ha consentito di creare tutte le condizioni per, e anche di raccogliere tutto il materiale che ci serviva per realizzare questa mostra. È almeno 2 anni che ci stiamo lavorando intensamente. Volevamo presentare Primo Levi in un modo un po' diverso da come si è abituati a considerarlo. Cioè volevamo rappresentare Primo Levi non soltanto come testimone di Auschwitz, ma mettere al centro ovviamente la sua testimonianza, ma reinterpretarlo, rivederla alla luce di tutti gli altri aspetti della sua personalità. Centrale è quindi la descrizione del contributo straordinario che, da Se questo è un uomo ai sommersi e salvati, lo scrittore ebreo e torinese ha dato alla conoscenza dell'universo dei lager. Qual è stata la forza comunicativa di Primo Levi? La forza comunicativa di Primo Levi in primo luogo è stata sempre una capacità di scrivere con una chiarezza straordinaria che sembra quasi venirgli spontanea, tanto più se uno sente, come si fa in questa mostra, alcune delle sue interviste televisive in cui parla come scrive. Però in realtà lui lavorava moltissimo sulla scrittura per essere sempre il più nitido possibile e il meno retorico possibile. È uno degli scrittori più antiretorici che la letteratura italiana abbia mai avuto. L'altra grande forza comunicativa di Primo Levi è che è uno scrittore che non si è mai ripetuto. Lui ha cominciato come testimone di Auschwitz. Su Auschwitz si è interrogato tutta la vita e è tornato poi l'anno prima della morte con un libro importante, I sommersi e i salvati, che è però totalmente diverso dal precedente. Il precedente è un libro di testimonianza e I sommersi e i salvati è un libro di saggi. Però non ci si limiterà soltanto a questo aspetto. È uno scrittore che ha scritto con grandissima curiosità di temi molto diversi, il suo mestiere di chimico, il suo libro Il sistema periodico ha avuto il premio nel 2006 della Royal Academy come il più grande libro di scienza mai scritto. L'attualità di Primo Levi è molteplice, naturalmente c'è un'attualità politica di Primo Levi. Primo Levi è stato testimone diretto di uno dei fatti più terribili della storia ed è riuscito a raccontarlo non solo senza odio, non solo continuando a pensarci, continuando a porsi la domanda fondamentale: io ho visto qualcosa di unico nella storia, ma forse non di irripetibile. Quali sono le condizioni per cui potrebbe ripetersi? Non c'è buonismo nelle parole di Primo Levi, c'è sempre la consapevolezza che siamo tutti esseri umani e saremo tutti capaci delle peggiori bassezze come delle grandi generosità. Non c'è facilità, non c'è Je suis Charlie che ci sentiamo tutti dalla parte dei buoni. C'è anche questa capacità di ricavare conoscenza e idee da esperienze apparentemente lontane, come fare il chimico o come fare l'operaio che gira il mondo a costruire piattaforme petrolifere. C'è conoscenza in moltissime attività umane, perché il lavoro non è una maledizione, ma è una occasione per visitare e toccare con le proprie mani il mondo. C'è una scritta che vorrei lasciare come ultima in questa nostra chiacchierata: a volte ho l'impressione di pensare più con le mani che col cervello. 8 euro il biglietto intero, ridotto 5 euro, gratuito per i minori di 18 anni, gruppi scuole, l'accompagnatore delle persone con disabilità e possessori dell'abbonamento Musei Torino.